aveva un paio di anni fa, diciamo così, un 8.300 abitanti, oggi ne siamo 7.500, quindi come un'isola piccola, tanta gente, tanti, ecco, questi intellettuali che purtroppo forse se ne vanno e trovano delle maggiori stimoli, diciamo così, in tante altre città, non solo Prate, ma anche all'estero, in grandi, più grandi città, che forse l'isola diventa un po' stretta in alcuni punti di vista, però ci sono tante sfaccettature, come diceva il signor Corva, di questo progetto Adriatic Europe, turistico, demografico, culturale, climatico, tanti, tanti, ma anche tanti altri, diciamo in seconda base, che sono molto importanti per una piccola isola croata come la nostra. Si dimenticava un aspetto estremamente importante per, direi proprio per questo contesto di un'isola, e sono i collegamenti. Qui sì, assolutamente, se l'Unione potrà essere utile in qualsiasi senso per migliorare i collegamenti, perché in effetti, ecco, ieri noi abbiamo avuto il lancio di una piattaforma la sera a Valle, dunque non sono riuscito a venire ieri sera qui e sono partito stamattina. Per riuscire ad essere qui per le 8.30 sono dovuto partire in pratica alle 5 per prendere il traghetto alle 6 e passa, per essere certo di poter essere qui alle 8.30. Migliorare i collegamenti sicuramente sarebbe un primo passo anche per far sì che ci sia maggiore presenza, perché Lucy Piccol, chiunque l'abbia mai vista, ha avuto solo parole di pregio nei confronti della città, dell'amministrazione, della natura, in pratica in tutti i contesti. Dunque sicuramente con, diciamo, l'impostazione logistica giusta, l'isola avrà un ulteriore sviluppo, nonostante il fatto che, ecco, mi complimento anche con l'amministrazione per quello che avete fatto, perché si vede uno sviluppo in tutti i sensi, nella cittadina ma anche su tutta l'isola. Grazie mille, noi come pensa siamo sempre di parte, perché noi quando viviamo qua vediamo soltanto gli aspetti negativi, quelli positivi che sono risolti, su loro non ci ragioniamo tanto, quello ci fa onore quando vengono ospiti non soltanto Prati ma anche, ecco, da tutte le parti del mondo, e che confermano, ecco, che la nostra direzione di sviluppo sia positiva e sta andando bene. Quindi noi, come dicevo, siamo sempre di parte, ma come dice anche lei, sicuramente questo collegamento è la base, diciamo, per tutte le isole nel mondo, non soltanto la nostra. Quindi ulteriori collegamenti sicuramente avrebbero un grande impatto nel maggior sviluppo in tante direzioni, però ci stiamo lavorando anche con il Ministero, con la nostra regione di Turano e Montana, e sperando che dobbiamo, perché adesso stanno cambiando anche delle barche, non più barche ma anche più tragetti, non soltanto tra terraferma, diciamo, Veglia e Lucino, ma anche noi, forse non so fino a dove siete venuti con il veliero, fino a Bocca Falsa o anche un po' perché abbiamo il nostro archipelago, 5 isolotti abitati, che è una, diciamo, una nostra parte specifica che non tutti ovviamente in Croazia ne hanno, quindi è molto per noi importante sviluppare anche questi piccoli isolotti che durante l'inverno, non so, 5 isole, una qui un po' la più vicina a Ilovik, che ha una 80 di abitanti durante l'inverno, sicuramente durante l'estate molti molti di più, una, credo un 200-300 anche, forse anche di più. Susa, Sansevo, 150 abitanti, diciamo, durante l'inverno, ma di meno, sulla carta ci sono 150, ma durante l'estate vengono a 1000. La più distante è l'isola di Umie, che ha una 40 di abitanti durante l'inverno e durante l'estate sicuramente 400. E poi due isole piccole che sono Vele Stracane, abitate da 3 persone durante l'inverno e durante l'estate una 40, e Male Stracane con 2 persone, 2 abitanti durante tutto l'anno e durante l'estate anche una 40. E sicuramente dal punto di vista legislativo, eccetera, eccetera, ma anche tutti si devono sviluppare ugualmente, non è quello il caso sempre, però ci stiamo lavorando anche con il nostro ministero, il Ministero Regionale Nograsio, tanti ministeri che ci
aiutano a sviluppare dei progetti, degli impianti anche su queste piccole isole, perché anche loro devono avere un standard che noi portiamo avanti anche nel centro, ecco, nell'isola di Messina. Quindi tutte le idee, tutti i ragionamenti che possono aiutarci forse di vedere qualcosa che noi non vediamo a risolvere dei problemi, noi ne siamo sempre molto grati, e confermo, ecco, al signor Baroni, dottor Baroni, grazie, ecco, di aver fatto dei tramite, di averci un po' cura, di spinto a incontrarci. Ecco, sì.